Michel, direttore di gara. Inizia Borgorosso CRC, settima giornata di Serie d'Elite. Tre piedi il numero 11, si appoggia corto da Kalinic, Vitushinki. Non ci sono movimenti e quindi ancora Pirelli a sinistra. Si butta dentro Manco, va in fuorigioco e quindi Pavlik prova a tornare di croce. Pavlik, anzi Kalinic, serio in qualche modo, la palla passa, vorrebbe arrivare a Manco, il sinistro! Il miracolo di Marzia a salvare il risultato all'ottavo minuto di gioco. 4 in barriera disposti da Mariani. Si aggiunge anche Kalinic, probabilmente andrà a Tocci. Il velo, il tiro alto sopra la traversa, prima occasione del Borgorosso. Pallone che arriva nella zona di Kalinic, dentro la sfera, un altro miracolo di Marzia su Pavlik questa volta al 24esimo minuto. Battuto corto da Pirelli, tiro palla di Vitushinki. La sventagliata dentro, il pallone al campanile alzato da Petrolo. Pavlik scarica dietro, cross, la chiama Marzia, però esce a vuoto. Clamoroso buco di Marzia, si salva però il Borgorosso sul colpo di testa da parte di Allocca. La battuta di Pirelli con il sinistro, pallone a uscire, la sforbiciata volante che si perde di un soffio a fil di palo di Allocca. Duplice fischio del direttore di gara, finisce 0-0 il primo tempo tra Borgorosso e CRC. Fischia il direttore di gara, Massari dentro per di croce, lo stop con il petto, prova la rovesciata! Grandissimo tentativo di Di Croce al nono minuto di gioco in questo secondo tempo, squilla il Borgorosso. Lungo dal fondo del solito Di Carlo, la zona di Massari. Pallone in profondità per Kalinic, sciolata di Di Maria. Kalinic, il pallone in profondità, il destro per il vantaggio della CRC al 26esimo del secondo tempo, andato in rete Pampana o Pavlik. Si riparte a giocare quindi con il vantaggio del CRC. Penale, pallone in profondità, la sfera che può diventare giocabile per Di Croce, spalla alla porta, Di Croce chiuso da due maglie bianche, prova ad allargare ore per Tocci, il tiro a giro di Tocci, miracolo di Mariani, Tocci contro Mariani, fischia il direttore di gara. Parte Tocci per il pareggio del Borgorosso al 30esimo del secondo tempo, 1-1. Pallone in profondità, va vuoto Marchetti, il tiro di Pavlik per la doppietta e il nuovo vantaggio della CRC al 34esimo del secondo tempo, 1-2. Pallone in avanti per Pedak, che potrebbe andare alla bandierina ma c'è Lemmo. Arriva il triplice fischio, vince la CRC per 2-1 e rimane in testa alla classifica.